grazie a tutti, incominciamo, che se no dopo facciamo, sforiamo un po' e facciamo tardi. Non c'è Alen, ma comunque come al solito, se per interagire c'è il QR code, quindi basta inquadrarlo e fare tutte le domande che si vuole e a cui io cercherò insomma di rispondere. E c'era già una domanda che era stata fatta, che adesso la leggo, c'è un utente insomma che scrive: sono indeciso tra Fluffy Chat e Shieldy Chat. Se ci sono comparazioni reali, a parte il multi account che ha Fluffy Chat, contrariamente a Shieldy. Quindi quali sono le differenze? Allora, sono due applicazioni che supportano il protocollo Matrix, che è un protocollo di messaggistica cifrato end-to-end e che supporta anche la federazione. Però queste cose comunque le vediamo anche più avanti. In realtà, tra le due, non è che cambi granché, è più a gusti. Fluffy Chat è non è il fork di nulla, è un'applicazione indipendente e ha un'interfaccia molto touch friendly, quindi esiste anche su PC ma è più scomodo. Shieldy Chat è un fork di Element, che è l'applicazione principale, a parte i colori differenti e qualcosina non cambia molto. Io tra le due mi trovavo meglio con Shieldy Chat, ma dipende più, sono gusti estetici in realtà. E basta, non c'è una reale differenza, almeno che adesso mi venga in mente. Ok, ok, l'altra volta avevamo parlato di DNS. Non ero stato, secondo me, chiarissimo su cosa fa NextDNS, che di cui abbiamo parlato. Abbiamo detto che i DNS sono una sorta di rubrica telefonica. NextDNS, aggiungendo liste di blocco o comunque permettendo di bloccare indirizzi o IP, è come se cancellasse qualcosa dalla rubrica telefonica. E quindi io, nonostante provi a andare all'indirizzo di qualcosa, non lo riesco a trovare. E quindi in questo modo ho un filtraggio molto granulare che mi permette di fare tante cose. Usando anche i profili e cose del genere, è possibile cioè avere un controllo anche su altri account, ad esempio quello può Personalizzare. essere del figlio o a livello aziendale, eccetera. Poi una domanda che mi era stata fatta, che adesso la vediamo, era, vediamo da qui, ok, ah sì, giusto, ok, e se era possibile utilizzare ad esempio più VPN tipo Tracker Control, avevamo visto l'altra volta che ha ce l'ho messo qui, ad esempio Tracker Control che è questo, o ad esempio NetGuard o altre cose, e abbiamo visto che non era possibile. Ma ad esempio con NextDNS o AdGuard, che è un diciamo qualcosa, funziona in maniera similare a NextDNS, che sarebbe questo qui, adesso penso si veda, sì, è possibile utilizzare anche la VPN. Infatti se io attivo i DNS come abbiamo fatto l'altra volta da qui, quindi quelli privati, metto ad esempio quello di NextDNS, ma posso mettere quello di Cloudflare, quelli di Mulvad, cioè quelli che mi piacciono di più, di AdGuard, eccetera. Vediamo che la VPN, che dopo vediamo, ad esempio questa di Calix, dopo funziona lo stesso. E quindi posso usare sia la VPN che i DNS crittografati, giusto? Insomma, che era una cosa interessante, secondo me. Ok. Disabilitiamo un secondo, giusto per. Poi volevo un attimo, sono state condivise insomma una sorta di link, un PDF con tanti link, spero che si capisca qualcosa, tra cui questi qui. Non li vediamo bene, cioè nel senso non ha senso soffermarcisi tanto, perché tanto uno se li legge quando vuole. È giusto per avere un'idea di cosa sono. Allora, uno, faceva una comparativa delle varie applicazioni di messaggistica e delle varie differenze. È tecnica, però è anche interessante, insomma. Gli altri, in realtà, tipo ad esempio questo, vediamo se internet mi aiuta, è un insieme di, è una raccolta, vediamo se carica, ok.
e mi mette a disposizione tutta una serie di applicazioni e servizi che supportano l'autenticazione a due fattori tramite applicazioni open source. Quindi io semplicemente, non so, ad esempio, clicchiamo qui, mi fa vedere che adesso neanche io le conosco, ad esempio, ecco, tipo Apple iCloud la supporta via SMS, via Docs, che non so, oppure via mail, via hardware, oppure via software, e ci dà una mano, ad esempio, a capire quali servizi possono essere comodi per l'autenticazione a due fattori. In questo caso penso che sia un problema di estensioni che mi fa quell'iconcina lì, ma vabbè, non importa. Comunque è molto interessante, io tante cose a volte le ho lette anche qui perché ti aiutano a capire la tipologia di servizio. Un altro interessante era questo, Just Delete Me, che aiuta a capire, ad esempio, se io devo cancellare il mio account, che ne so, di 2K Games, ti dice che è difficile e ti fa vedere come si fa. Quindi io clicco e ti dice devi andare lì, fare così, fare colà. Ed è molto utile a volte se uno vuole eliminarsi da qualche account, ma dice oddio, come faccio? Non si capisce, non si trova. E qua c'è una lista comunque corposa di tante cose e ti dicono se è facile, complesso. E ti aiutano insomma a fare questa cosa qua. E siccome parlavamo di DNS, ci sono anche appunto sempre tutto, comunque tutto condiviso nelle risorse, c'è anche quelle di Mullvad che secondo me sono molto molto validi, non permettono grandi cose, però insomma è fatto decisamente bene. Qui è spiegato tutto, le varie possibilità che offrono, ad esempio di bloccare soltanto le pubblicità, i traccianti, i malware, contenuti per adulti, social media, eccetera, eccetera. E detto questo, ci sono ad esempio delle associazioni come questa dei Devol che loro si occupano di self-hostare e di rendere disponibile in maniera gratuita a tutti una serie di servizi open. Ad esempio, c'è VaultWarden, che è un fork di Bitwarden o Bitwarden, che è un password manager, è self-hostato da loro in maniera completamente gratuita e vanno avanti con le donazioni, quindi uno volendo può donare, o hanno motori di ricerca, o ad esempio la Swift tipo di Nextcloud, ad esempio, Castopod per i podcast, o Fanquail per la musica, o CryptPad per i documenti di Office e tante altre cose che ci sono tutte sul sito. O anche tutti i social del Fediverse come Mastodon, Feddit, eccetera, e hanno un sacco di cose Peertube, tra cui appunto abbiamo detto anche il password manager, e sono servizi interessanti, tutti open, che sono messi a disposizione di chiunque insomma voglia utilizzarli. Ce ne sono altri che io ho comunque indicato, ad esempio come questi, vabbè, qui ad esempio solo per far vedere che c'è anche appunto, il password manager che è molto fatto veramente bene. Io lo consiglio, insomma, password manager, poi VaultWarden lo vediamo. Ok, poi vabbè, ci sono altri servizi, ma non ci dilunghiamo troppo su questa cosa. Ok, vediamo se riesco a. Ok. Allora, l'altra volta avevamo visto appunto i browser e sperando insomma che sia stato abbastanza chiaro. E quindi il mio intento di oggi era quello insomma di proseguire un po', di vedere delle varie alternative. Io non voglio fare una lista infinita in cui tutte le applicazioni, perché sennò non si finisce più, è anche secondo me noioso, però alcune applicazioni principali che aiutano a sostituire le varie app proprietarie che secondo me sono fatte molto bene. Ad esempio, un'ottima suite era la Simple Mobile Tools, fino a qualche settimana fa, poi è stata venduta e c'è stato un fork, quindi della community, e adesso è questa. Fossify Suite, che tra cui mette a disposizione la galleria, il calendario, file, contatti, eccetera, e a me piace perché graficamente fatta bene ha tante funzionalità. E ad esempio, sia il calendario che i contatti funzionano benissimo con Nextcloud. E una cosa interessante è che volendo funzionano anche completamente in locale. Se io aggiungo un evento, io all'interno delle impostazioni, visto che ne stavamo parlando prima, posso a parte esportare le impostazioni dell'applicazione, ma abilitare backup automatici nella cartella e poi questa cartella me la posso sincronizzare con Nextcloud, con Syncing o con quello che voglio. E qui posso decidere, cioè lui in automatico ogni giorno mi esporta tutti quanti gli eventi. Ed è una cosa comunque interessante se uno non vuole affidarsi a dei cloud o a qualcosa del genere, ma a gestire tutto in locale. Stessa cosa, e poi beh, gli eventi insomma si aggiungono in maniera molto semplice, evento compito. Poi questo
vediamo dalle impostazioni, supporta anche CalDAV, quindi Nextcloud o simili. In questo caso io qui non ho l'account, ma non importa, comunque funziona benissimo. È una suite fatta molto bene, assieme anche alla galleria, al gestore file, o anche i contatti, abbiamo visto, questi sono dei contatti di prova, sempre nelle impostazioni io posso abilitare i backup automatici, quindi anche in questo caso, oppure esportare o importare dei contatti che ho magari da altre parti in maniera molto semplice, impostazioni, migrazione, faccio import, esporto, oppure abilito il backup automatico. Vediamo dopo che ci sono anche altri tool che ci permettono di fare più cose. Ok, perfetto. Poi una cosa interessante è ad esempio la tastiera. Come ho detto l'altra volta, ci sono diverse tastiere su F-Droid o Droidify in realtà, perché ne abbiamo parlato comunque l'altra volta, e, fatte molto bene. Non ce n'è una open che abbia lo swipe, che a parte Anisoft Keyboard, che però non è più mantenuta da tipo 2 anni, penso, comunque da un po'. Una che a me piace molto è OpenBoard, non quella che è su F-Droid, perché è un po' abbandonata. C'è un fork su GitHub, che abbiamo visto l'altra volta, si può tramite dove l'ho messo qui, tramite Obtainium aggiungere qualsiasi repository GitHub, lui trova la pk e manda le notifiche, semplicemente si clicca e si installa. Questa applicazione verrà rilasciata su F-Droid quando insomma sarà più, diciamo, più aggiornata, pronta, hanno, c'è tutta una roadmap sul loro GitHub, e anche questo è nelle risorse, c'è il link. Semplicemente, come vediamo qui, è questa tastiera qua, è simile alla Gboard graficamente, ha tante cose, insomma tante funzionalità, ma adesso non è che le vediamo perché non ha molto senso. Se uno ha un Android dal 12 in su, supporta anche il Material View, quindi si adatta al colore dello sfondo, che è una cosa che a me piace molto, alle emoji, eccetera eccetera. Non supporta lo swipe, però comunque è fatto molto bene secondo me. E ha il correttore, che adesso qui, ops, magari nella ricerca non funziona, ma se io vado in un messaggio e proviamo a scrivere qualcosa, dovrebbe, esatto, c'è il correttore, che comunque è utile. Un'altra tastiera molto interessante, che è sempre open e funziona, adesso vediamo, è questa, Sayboard, che è su F-Droid e serve per la dettatura vocale. Funziona benissimo in italiano, in inglese, eccetera. E il motore è locale, quindi non è, ed è un motore open source. Non mi ricordo adesso, Vosk, esatto, c'è scritto qui in basso, non so se riesco qua, sì. Esatto, ok. Questo qui è il motore, che c'è anche per Linux, volendo. E, per provarla, adesso giusto per provare un secondo, se io adesso cancelliamo questo testo che avevo fatto di prova, allora cambio la tastiera, metto questa, clicco e vediamo che vediamo in teoria se prende. Ok, adesso non funziona, giustamente non so. Ok, vediamo perché non va. Ok, vediamo se cambiandola, rimettendola, magari funziona. Ecco, di qualcosa, proviamo a vedere se qualcosa va. No, non funziona, non so adesso il motivo, ma ha sempre funzionato comunque. Guarda che ci sono arrivate. Ok, adesso vediamo le domande. E non so dire adesso perché non funziona, bisognerebbe vedere, ma l'ho provato tante volte, ha sempre funzionato. Il testo che avevo scritto prima era scritto, cioè era stato scritto con questa qui. Adesso proviamo a chiuderla, adesso non lo so, ma casomai vediamo. Cioè, inutile starci troppo dietro. Vediamo se prende, ma può essere che qualcosa non gli piaccia. Vabbè, non importa. Magari perché sei collegato qua. Sì, può essere, ma si prende l'audio da screen copy, quindi non è un grosso problema. Ma non importa, comunque funziona. Io, ok. Allora, vediamo le domande. Ho già sentito parlare di self-hosting, di che cosa si tratta. E allora, il self-hosting vuol dire tipo ospitare in casa propria, tradotto in maniera un po' brutta, nel senso che io posso utilizzare i software, tipo ad esempio, per fare un esempio facile, il cloud. Se io uso Google Drive, io non ne ho il controllo, è ospitato nei server di Google, nei computer di Google, e io non ho nessun potere in quella cosa lì. Le applicazioni che si possono self-hostare vuol dire che io posso prenderle, sono open, le posso installare, seguendo le istruzioni, su un server che ho io a casa, su un server che ho da qualche parte, e gestirmelo io, in autonomia.
Oppure, come abbiamo visto nel caso di Devol o di altre associazioni, perché magari non ho le competenze, non ho il tempo, non so farlo, posso affidarmi ad altri che gratuitamente o magari con delle donazioni mettono a servizio queste applicazioni open source che viceversa non potrei utilizzare perché ho bisogno di metterla da qualche parte. E quindi il self-hosting è sostanzialmente questo. Poi c'è una domanda, un motore, allora sì, penso che si intenda il motore questo qui, cioè VOSC. Allora, motore nel senso che per funzionare la dettatura vocale ha bisogno di un modello. Il modello, sì, più che motore in realtà, il modello è questo qui che si chiama VOSC, perché sono addestrati, eccetera, e questo qui funziona in italiano. Senza funziona a parte adesso ovviamente, ma funziona. E questo sostanzialmente è il modello. C'è per l'italiano, per l'inglese, per tante lingue. Io ho messo in italiano, adesso facciamo l'ultima prova giusto per, ma non so perché non andava, ma non importa. Proviamo se, ok, non funziona, ma vabbè, vedrò, magari la prossima volta vediamo meglio. Ok, comunque è una cosa interessante e io mi sono trovato bene. Andando avanti, diciamo che anche io quando sono passato da utilizzare le applicazioni di Google classiche, ho avuto molta difficoltà a sostituire Google Maps, perché Google Maps funziona comunque molto bene e ci dà tante cose. Io mi trovo molto bene con Organic Maps, che è basata su OpenStreetMap. Funziona anche in locale, adesso in questo caso non ci serve, ok? Funziona anche in locale perché dalle impostazioni si possono scaricare le mappe. Ad esempio, Italia, io ho scaricato il Friuli giusto per, e funziona come diciamo Wikipedia per chi non ha mai utilizzato, non sa cos'è OpenStreetMap. È basato sulla collaborazione, quindi se non c'è un indirizzo, io posso inserirlo. Se non c'è un edificio, io lo inserisco. Ad esempio, io ho mappato diverse cose. Chiaramente non è così semplice. Inizialmente come Google Maps, nel senso bisogna un po' cambiare l'approccio. Se io adesso devo trovare un locale, scrivo il nome del locale su Google Maps, invio, lo trova subito. Qui è un po' diverso. Se è mappato, si trova, però dipende, cioè se qualcuno. Di solito la cosa secondo me più semplice è quella di cercarlo su internet, il locale, la via, la inserisco, lo trovo e casomai lo mappo. Posso anche mapparlo direttamente dall'applicazione. Aggiungendo il mio account di OpenStreetMap. Io mi sono trovato molto bene, non mi sono mai perso, ed è molto valida come applicazione, fatta bene, chiara, semplice. Esiste anche Osmand che utilizza sempre OpenStreetMap. Il problema per me è che è un po' confusionaria, ha tantissime impostazioni, bisogna starci lì, un po' sistemarla e io non mi ci sono trovato tanto. Però è comunque molto valida, funziona benissimo anche quella. Questa, secondo me, è più prendi e usi e io mi ci trovo molto bene. Poi, chiaro, come dicevo prima, bisogna un attimo capirla, cambiare l'approccio, perché se io cerco, ad esempio, adesso mettiamo la tastiera, non lo so, tipo, che so, dove lavoro, giusto perché in realtà ce l'avevamo già, ma non importa. Questa qui, che è stata mappata, noi la troviamo, trovata. Se non ci fosse, ovviamente devo andarmi a cercare la via, inserirla. È un po' più macchinoso chiaramente all'inizio, però dopo bisogna farsi l'abitudine. Chiaramente, appunto, tutte queste cose qua a volte possono richiedere un po' di compromessi o diciamo di difficoltà un po' iniziali. Un'altra applicazione molto comoda è questa. Abbiamo due Ah, domande sì. su. Organic Maps risparmia risorse rispetto a Osmand? Consigli altissimo. E se risparmio batteria in quel senso lì, onestamente non lo so, cioè penso che siamo lì, però non lo so. Funzionano bene o male allo stesso modo, quindi non saprei onestamente dire. E se registra tracce GPX, non so se è inteso per tipo attività sportiva, eccetera, no, ma ne vediamo una dopo, se questa è la domanda. Perché Osman ha comunque molte funzionalità ha funzionalità in più. Questa qui, Organic Maps, è proprio un navigatore.
ha traffico in tempo reale? Se lo registra, mi pare di no. Nel senso, io questa funzione non l'ho mai usata, però mi pare di no. Ok, Osman dicono che la registra, perfetto. E un'applicazione comoda, secondo me, è questa, Gmaps WV, che okay, il nome è un po' quello che è. È praticamente, sempre sono tutte su F-Droid, è Google Maps dentro una sorta di, chiamiamolo tra virgolette, container, tra virgolette. Non ha nessun tipo di permesso, non può accedere alla posizione, ma permette la ricerca. Quindi a volte può essere comodo che dico, oddio, non trovo il posto, lo cerco qui, vedo dove si trova e lo inserisco dall'altra parte. Può essere a volte utile come via di fuga, non so se non si trova, se uno un po', cioè, ha delle difficoltà, non lo so, è comunque molto comodo. Ovviamente qui non funziona la posizione, quindi non posso usarlo come navigatore questa cosa. Però comunque è utile a volte per avere delle indicazioni maggiori, per capire la via, non lo so, può essere utile. Per condividere la posizione in tempo reale con altri, ad esempio è molto valida anche Locus, che so che adesso vabbè qui non c'è la posizione, qui non possiamo farla vedere, però è comoda per condividere la posizione con altri se altri hanno bisogno, necessità di sapere dove ci troviamo per X tempo, e si può anche decidere, mi pare, ad esempio per quanto tempo, avevo visto, cioè si possono fare molte cose, comunque è interessante. Ok. E per tracciare attività sportiva o comunque camminata, corsa eccetera, io mi sono sempre trovato bene con OpenTracks, che usa Osmand e permette di tracciare il percorso con i chilometri, non con le calorie, però comunque è carina, e poi si può vedere tutto quanto il percorso. Io qui non ho nulla in realtà di registrato, perché vabbè, non c'è, cioè qui è semplicemente un telefono che avevo provato per test, però semplicemente cliccando il pulsante qui si registra l'attività, lui ci dà tutta la distanza eccetera eccetera, e viene dopo vista sulla mappa, che adesso poi ovviamente non è impostata, non vedrà niente, ma funziona molto bene, almeno secondo me. Ok, va bene, registra, ha il backup automatico e cose del genere. E poi un'altra cosa con cui io avevo avuto un po' di difficoltà era tutta la parte YouTube. Io, come tanta gente, insomma, seguo moltissime persone su YouTube e mi sono sempre trovato bene, ci sono tanti contenuti interessanti. Purtroppo, se uno non ha i servizi Google, l'app di YouTube non funziona. Ci sono diverse front-end alternativi, come ad esempio NewPipe, che è il più famoso e che esiste da più tempo. Semplicemente, appunto, io cerco un video che voglio, che ne so, ad esempio tipo questo, giusto per... c'è il canale e posso vedere il video. Adesso speriamo che non ci sia l'audio, ma in teoria no. E, ok, e posso insomma semplicemente vedere quasi come se fosse su YouTube. Non posso ovviamente commentare, non posso iscrivermi agli account. Perché? Perché appunto non c'è un account dietro, è semplicemente utilizza dei modi alternativi. Però è fatto benissimo. Un'altra applicazione che secondo me è molto valida è questa, LibreTube, che è la stessa cosa. Ok, beh, scegliamo tanto anche questo, va bene. È semplicemente graficamente più bella, secondo me. Nel caso di NewPipe è consigliato, come abbiamo visto l'altra volta, utilizzare il loro repository, perché nel caso, a volte Google modifica delle cose dentro YouTube, quindi non è detto che funzioni, nel loro repo aggiornano nel giro di poche ore, quindi sono molto più rapidi. F-Droid, che abbiamo visto che compila il sorgente per rispettare una sorta di requisiti e fare delle verifiche, è più lenta, quindi magari può essere che per mai 2-3 giorni l'app non funziona e quindi uno non può vedere YouTube. E comunque LibreTube funziona ugualmente, si cerca, si guarda il video. Anche qui ovviamente non c'è un account, quindi io non posso iscrivermi o non posso, cioè, o meglio, posso iscrivermi all'interno dell'app, nel senso che io posso dire ok, ad esempio questo account a caso, non so, posso fare iscrivi, ma non è che questo è sincronizzato da qualche parte, è semplicemente il locale qui all'interno del mio device. Vedremo che ci sono modi per ovviare a questa cosa, posso avere la sincronizzazione in altri modi e vediamo dopo come. Un'altra applicazione
interessante, secondo me, è questa, InnerTube, che permette di ascoltare la musica da YouTube, quindi YouTube Music. Funziona benissimo, c'ha le playlist, i brani, ad esempio se io, mettiamo questa a casissimo, che non so che canzone sia o che album sia, c'ho anche il testo, ad esempio mi pare cliccando, no, non qui, non mi ricordo, qua, ok, forse questo non lo supporta, dipende dalla canzone, c'è anche il testo, funziona molto bene, e io ho, esatto, c'è anche il testo, volendo, se uno vuole leggersi. È una delle applicazioni, secondo me, per YouTube Music fatta meglio, ma semplicemente, appunto, c'è niente di speciale, insomma, ecco, tutto qui. Ok, poi, siccome almeno a me piacciono molto i podcast, una delle migliori è AntennaPod. È fighissima e per me si interfaccia molto bene con Nextcloud, e quindi permette di sincronizzarsi e avere, cioè appunto la sincronizzazione è molto comoda. Infatti avevo aggiunto un link all'interno qui, che adesso vediamo, dove l'ho messo? Ah, è esatto, questo. E per esempio la Rai fa un sacco di podcast interessanti, però sono solo all'interno della loro app proprietaria ed è un po' scomodo. Grazie a questo repo GitHub fatto da un italiano è possibile avere tutti i podcast all'interno di applicazioni terze parti come AntennaPod. Io l'ho messo, se a qualcuno interessa, è una cosa interessante, c'è tantissima roba, con tutte le descrizioni, spiegato, è molto molto comodo. E, ad esempio, che so che a lei piacciono molto, a lui è piaciuta molto questa cosa, e quindi io l'ho messa. Ok, visto che siamo in tema di multimedia eccetera, su Linux è molto comodo questa applicazione qui. FreeTube permette di fare le stesse cose che fa NewPipe o LibreTube su Android, ma permette di fare un sacco di cose in più. Tramite Nextcloud si può sincronizzare il DB dell'app e quindi averlo la sincronizzazione su più device, o anche tramite Syncting, altre applicazioni, insomma, o anche a mano, e quindi senza dover passare per cloud o cose del genere. Nel caso uno volesse semplicemente avere la sincronizzazione tramite un account, quindi in maniera facile, basta usare questo. Adesso lo troviamo, perché non mi ero preparato questa cosa, mi è venuta in mente adesso. Allora, Piped è uno dei front-end alternativi per YouTube, quindi si vede semplicemente tutto quello che si vede su YouTube, però è possibile iscriversi, è un'applicazione anche self-hostabile volendo, perché è completamente open source, è possibile iscriversi a delle istanze, che può essere la propria nel caso uno abbia le competenze o voglia, o l'abbia installata su un server, oppure alle istanze pubbliche uno si registra, e in questo caso registrandosi, accedendo ogni volta al sito web, insomma, tutte le la sincronizzazione delle iscrizioni. Non si può ovviamente commentare, perché quello bisognerebbe avere l'account di Google. Questa cosa qui è comoda, perché ad esempio sia LibreTube supporta Piped, quindi LibreTube che abbiamo visto qui, e quindi è possibile avere la sincronizzazione anche sul telefono volendo. Ok, questi non... Okay. Perché c'è una domanda, sì? Anzi, un suggerimento. Sì, se conosci il navigatore Magic Heart, sì, in realtà è qua, questo qui. L'ho messo in una cartella piccola in basso, le applicazioni closed, perché ci sono comunque alcune applicazioni che hanno una buona privacy policy, sono fatte molto molto bene e sono comunque delle valide alternative. E l'ho messo qui e ne parleremo brevemente, insomma, un accenno giusto per... comunque... giusto per rispondere alla domanda, è un'applicazione, è un navigatore che utilizza sempre Osmand e funziona veramente bene, anche a me Magic Heart piace molto. Allora, parlando di applicazioni messaggistica, Signal, Telegram, penso che più o meno le conoscano tutti, se uno non ha i servizi Google c'è il problema delle notifiche push. E quindi, siccome vengono utilizzate le librerie dei Play Services, le notifiche non è detto che funzionino sempre, ci possono essere dei problemi. Per ovviare questo, su F-Droid, quindi che abbiamo visto qui, che Droidify, lo ridico, ma è un front-end di F-Droid, più carino secondo me, semplicemente aggiungendo allora, Telegram, FOSS c'è direttamente su F-Droid. Signal bisogna aggiungere questo repository, che in realtà abbiamo già visto l'altra volta, questo qui. Vediamo se si vede. Questo, ok.
su Droidify sono già inclusi, quindi semplicemente non si deve fare quasi nulla. E cosa hanno in più, cioè, rispetto alle versioni classiche che si installano dal Play Store? Viene tolto tutta la parte di codice che ha riferimenti a Google, alle librerie di Google, e vengono sostituite le notifiche push di Google, e quindi funziona tutto, semplicemente si installa e funziona senza alcun tipo di problema. È molto comodo anche per il fatto che si può condividere la posizione come su Signal, su Telegram, ma non viene utilizzato Google Maps, viene utilizzato OpenStreetMap, per dire. Sostanzialmente questo, poi funzionano in maniera identica come Signal e Telegram, diciamo, standard, classici. Element che... Una domanda. Ok, cosa sono le notifiche push? Sì, forse ne avevamo anche parlato, ma non importa. Allora, le notifiche push sono queste. Adesso vediamo se riesco a farvela vedere. In realtà, se io da qui mi mando un messaggio... quando io mando un messaggio... adesso arriva un pop-up qui, di solito quel pop-up lì è la notifica push, diciamo, che noi identifichiamo come notifica normale. Esatto, la notifica classica, standard. Perché questa cosa? Allora, vediamo se lo faccio da qua, forse sì, non c'è una notifica pull o roba simile. No, esatto, nel senso, vediamo. Ok, si è aperto qui, che mi invita. Ok, allora se io esco dall'app, vediamo se funziona. Ok, in realtà me l'ha mandata qui, ma sarebbe questa la notifica push. Okay. È questa qui. Mm-hmm. Ok, le applicazioni di solito vengono in certo senso ibernate e usano delle componenti dei servizi di Google per ricevere la notifica, risvegliarsi e mostrare questo pop-up. Qual è il problema? Che se i servizi di Google non ci sono, queste cose non funzionano, quindi per vedere la notifica bisogna per forza accedere dentro l'app. Uh-huh. E se è un'applicazione messaggistica è molto scomodo, perché? Perché se una notifica è importante io non la vedo finché non entro nell'applicazione. Quindi WhatsApp, per esempio, funziona lo stesso, funziona benissimo anche senza i servizi di Google. Perché? Perché rimane sempre in background. Telegram e Signal eccetera funzionano meno bene, per questo c'è la versione FOSS che funziona in maniera perfetta, non si perde nessuna notifica. Element, che ne abbiamo parlato un attimo all'inizio, è un'applicazione che usa il protocollo Matrix, che è un protocollo di crittografia, il successore, diciamo, di XMPP, che serve per mandare messaggi. È carino perché comunque in questo è self-stabile, open source, c'è dietro una bella community anche italiana. E se uno vuole provarlo, insomma, ci sono varie istanze, vari server, è interessante. È comunque un'alternativa, diciamo, ai big. E dal, non so se avete sentito o letto la notizia, l'anno scorso l'Unione Europea aveva approvato l'interoperabilità delle applicazioni di messaggistica, quindi funzioneranno più o meno, in realtà, perché dopo vediamo come, quasi come le mail, nel senso, io se ho Gmail posso mandare una mail a chi ha Proton Mail senza alcun tipo di problema, il protocollo è lo stesso. Nelle applicazioni di messaggistica al momento non è possibile. Se io ho WhatsApp non posso mandare un messaggio a uno che ha Telegram, devo mandarlo a un altro che ha WhatsApp, che può essere lo stesso con un altro account. Da marzo 2024, infatti già nella beta su iOS WhatsApp è già abilitata questa cosa, sarà possibile una sorta di interoperabilità, ma solo con alcuni gatekeeper, quindi Meta tramite Facebook Messenger e WhatsApp sarà obbligata ad aprirsi alle applicazioni minori come può essere Telegram, Signal, Matrix eccetera, che faranno richiesta. Quindi un'applicazione come Element o il client o Matrix in generale dirà: io voglio poter mandare messaggi tramite all'interno di WhatsApp, però non in maniera interoperabile, e quindi WhatsApp sarà obbligato. Infatti nelle beta questa cosa è già attiva, per il momento solo con iOS, però da marzo, mi pare, comunque a breve, entro quest'anno, questa cosa dovrà essere fattibile per WhatsApp e Facebook Messenger. Quindi sarà in maniera molto semplice possibile mandare messaggi da un account Matrix a un numero WhatsApp senza avere WhatsApp, in maniera proprio facile e trasparente. Esatto, questa cosa ancora è in beta, non è ancora attiva, però c'è già dentro nel codice di WhatsApp. E quindi molto facilmente Telegram e tutti i client, tipo, non so, Telegram, Signal, Element, eccetera, eccetera, faranno questa richiesta qui.
ed è comunque interessante. È già possibile con Element fare questa cosa tramite i bridge. I bridge permettono di, ad esempio l'uso, di mandare messaggi e ricevere messaggi da WhatsApp, Signal e Telegram. La cosa scomoda nel caso di WhatsApp è che comunque bisogna avere un account, perché lui semplicemente prende i messaggi e li inoltra, appunto è un ponte, un bridge. Non è proprio la cosa migliore perché si perde la crittografia, mentre con l'interoperabilità questa cosa non avverrà più, perché verranno utilizzate delle API, quindi la crittografia verrà mantenuta e quindi non ci saranno neanche problemi legati a questo. Sarà proprio come se fosse quasi come con la mail, che si può mandare a chiunque. E quindi per questo ho menzionato anche Element, che è un'applicazione secondo me molto molto valida, fatta molto bene. Poi adesso la stanno riscrivendo in Rust per velocizzarla e quindi è interessante. Ok, beh, quello non ci interessa. E giusto così per parlarne in maniera un po' veloce, sì, ad esempio ci sono anche delle VPN come quella di Calix, che è quella che fa anche la ROM custom che abbiamo visto l'altra volta, a cui abbiamo accennato, o c'è anche Proton. Proton è un'azienda che rilascia una serie di applicativi che sono open, che se, non tutti, alcuni sono anche su F-Droid, tipo la VPN, ed è interessante. Infatti, adesso vediamo dietro se... Ok, ci sono delle aziende, perché allora è possibile, che dopo comunque questa cosa la vedremo meglio, utilizzare solo servizi magari tutti open o che si self-hostati da se stessi. Però a volte può essere scomodo, magari per alcuni utenti che mai non hanno le capacità o magari non hanno il tempo o non so, non sanno farlo. Esistono delle aziende che mettono a disposizione applicazioni open per, o comunque delle alternative a Google, Microsoft, eccetera. Alcune che sono comunque veramente fatte molto molto bene, che mettono insieme delle valide alternative, sono ad esempio Proton, che è un'azienda svizzera. Vediamo adesso se carica, e ha una suite fatta veramente bene tra appunto mail, calendario, drive, VPN, password manager, tutto crittografato, e non tutte ma la maggior parte, alcune applicazioni sono anche su F-Droid, poi piano piano teoricamente dovrebbero rilasciarle tutte. C'è la versione gratuita, poi c'è anche quella a pagamento, e comunque tutti questi link sono messi, e è una valida alternativa. Proton è sempre... cioè io mi sono trovato bene, l'ho usato qualche volta, è comunque un'alternativa molto molto valida e soprattutto è tutto crittografato, cosa che con altri provider non lo è. Un'altra molto valida secondo me è Tutanota, però si occupa più della parte mail. Io ad esempio la uso, mi trovo molto bene, c'ha sia la versione gratuita e quella a pagamento ed è tutto crittografato end to end. Qual è il problema di avere una mail o tutto quanto crittografato? È che puoi usare solo il loro client, che è comunque open e si trova su F-Droid. Le mail, quando io le invio a qualcun altro, posso decidere se crittografarlo o meno. Di default lo è, ma basta disattivarlo, perché sennò ovviamente l'altro non la leggerà se non ha la chiave. Sono delle alternative fatte molto molto bene, molto valide. Un'altra alternativa, secondo me, veramente fatta bene e che usa è la suite K-Drive di Infomaniac. Infomaniac è un'azienda francese che esiste dal 93 se non sbaglio, quindi è comunque presente da molto. E che cosa fa? Fornisce una alternativa, è un fork di Nextcloud e di tutta la suite di Nextcloud, migliorata perché è graficamente più bella, fatta veramente bene. Adesso vediamo se qua... E ha sia il piano gratuito, dove offre 15 giga di storage, che poi viene utilizzato per la mail, per il drive, eccetera, eccetera, oppure anche dei piani a pagamento, tra cui quello che costa 5,54€ al mese, che offre 2 tera, che costano comunque un bel po', secondo me. È interessante perché tutte le applicazioni sono su F-Droid, perché sono, se noi andiamo un attimo qua, vediamo, se io vado su F-Droid, vediamo se... lo trovo così perché non mi ricordo. Esatto, c'è la mail. Ad esempio c'è la mail, oppure abbiamo visto prima, c'è K-Drive e altre applicazioni tipo K-Meet, eccetera, eccetera. Sono comunque tutti fork di applicazioni open, però li integrano all'interno di un unico ecosistema ed è molto comodo questa cosa qui. E soprattutto magari quando uno inizia a migrare da Google ad esempio o da altri provider
e magari dici ok, mi voglio affidare a qualche altra azienda, qualcosa che magari mi dà delle garanzie, eccetera, Infomaniac secondo me è una delle cose più valide, fatta benissimo. E, ok. Poi, visto che anche di questa cosa qua ne avevamo accennato un attimo all'inizio, era per i feed RSS, esistono tantissime applicazioni, io mi sono trovato bene con ReadU, c'è anche News che usa Nextcloud, e sono comunque tutte applicazioni molto valide, fatte molto bene, e tramite Nextcloud è possibile sincronizzare appunto il feed e quindi sostituire ad esempio completamente tipo Google News o cose del genere, prendendo gli RSS dal sito che ci interessa, inserendolo in un'applicazione che è sincronizzata con Nextcloud, quindi ce l'ho sul computer, ce l'ho sul device, e quindi è molto facile. Ok, e poi in realtà vediamo qui, qui c'era un elenco giusto un po' così, insomma cercando di essere un po' troppo lungo, Translator, ad esempio, che è un'alternativa fatta molto bene a quel traduttore, che utilizza dei modelli completamente open source che si possono scegliere qui, non tutti perché ad esempio Dipo non lo è, ma ad esempio LibreTranslate e gli altri sì, personalizzare, funziona benissimo. Ok, vediamo un attimo, poi ho messo Authenticator, che è molto valida per avere l'autenticazione dei due fattori, quindi semplicemente come abbiamo visto all'inizio con Two Factor Authenticator, uno può iscriversi al servizio, ad esempio ne ho diversi, semplicemente mostrano il QR code, lo si scannerizza, fa tutto lui, e poi c'è anche il backup automatico, tutto crittografato, e ci si può e si usano delle applicazioni open, insomma, per aggiungere sicurezza ai propri account, è fatta molto molto bene anche questa. E ok, poi in realtà qui no. Sì, sì, tutte le applicazioni che, che sono qui sono tutte su F-Droid. E, molto valida, ad esempio, come Password Manager, che quindi è un gestore delle password, che ci si ricorda solo una password e non 70.000, dove alla fine è sempre la stessa e cose così. Esatto, funziona anche con pronta, quindi è molto molto comodo. C'è sia Bitwarden, che si può usare sia in versione, la versione diciamo, è un'applicazione open, però si può dire ok, uso l'account di Bitwarden che loro danno gratuitamente o costa 10 euro all'anno, mi pare, dove danno qualche funzionalità in più. Se no, si può anche self-hostare volendo. I Devol o anche nei link che ho messo ci sono associazioni che self-hostano questa cosa e quindi è comunque molto molto utile. Anche FreeOTP, non so se è una domanda o un'affermazione, comunque sì, c'è anche sì, ci si può usare anche quello, insomma, ok. Se uno non volesse usare un cloud o qualcos'altro, o comunque gestire in proprio, in locale, le credenziali, le password, eccetera, c'è KeePass, che esiste per Linux, Windows, eccetera, e anche questo è fatto molto bene. Ok, abbiamo visto, diciamo, una sorta di carrellata di applicazioni, sperando che non sia stato troppo noioso. Una cosa importante di cui io volevo parlare era quello del backup e della sincronizzazione, che almeno io quando ho iniziato anche io usavo l'account Google, quindi tutto sincronizzato lì ed è comodissimo. All'inizio mi sono trovato davanti un po' uno scoglio di ok, adesso come faccio, come sincronizzo tutte le cose. Inizialmente facevo tutto in locale ed è scomodo. Adesso vediamo se riesco a aprire la presentazione di qua. Ok, vediamo se torniamo di qua. Ok. Allora, una delle applicazioni migliori, secondo me, per gestire in proprio il backup è SyncThing. Come abbiamo scritto lì, come scritto sulle slide, è uno strumento, un'applicazione per sincronizzare file open source che utilizza il protocollo peer-to-peer. Quindi l'architettura è diversa da client-server, come siamo sostanzialmente abituati. Ci sono dei vari nodi paritari, ognuno dei quali contribuisce a sincronizzare i file. Il vantaggio di questa cosa qui è che non è necessario, diciamo, il cloud, perché tutta questa cosa qui avviene tra i device.
Quindi io installo SyncThing sul computer, sul telefono, e tutti e questi qui si tra di loro si scambiano i file, ma non devo appoggiarmi a nulla. È interessante, è fatta molto molto bene. E semplicemente, ad esempio, su Windows non lo so, perché non l'ho mai usata su Windows, quindi non so, ma penso sì, clicca e si installi. Su Debian o derivate semplicemente si installa in quel modo lì e si avvia il servizio. Quindi secondo me conviene avviarlo come utente, non ha senso avviarlo di sistema. Quindi meno meno user, meno meno enable, meno meno now, cosa fa? Avvia adesso il servizio però come utente. Volendo si può anche avviare di sistema, però non ha senso secondo me. E è molto comoda perché io posso sincronizzare, attraverso le applicazioni che mi permettono il backup automatico, posso sincronizzare file tra vari device in maniera tutto semplice e trasparente. Dopo vediamo insomma questa cosa, anzi magari la vediamo già adesso. Okay. La fa via wifi questa o devo collegare allora, il cavo? Non serve che i device siano connessi alla stessa rete, quindi non serve che il telefono sia su wifi e il computer sia sulla stessa rete wifi. Io posso avere il telefono sulla rete dati e il portatile o il computer ad esempio connesso a una rete wireless che non è quella del telefono. Funziona lo stesso modo dei file torrent, bene o male, quindi più nodi ci sono che hanno lo stesso file, prima un nuovo nodo che entra riesce a scaricare quel file perché gli viene inviato da più sorgenti. È semplicissimo. Io ad esempio vediamo se diciamo che è un po' scomodo aprire qui, ma ci proviamo semplicemente. Qui c'è l'introduzione che adesso saltiamo un attimo, bisogna dargli chiaramente i permessi, la geolocalizzazione non ci serve in questo caso qua. Io vediamo se riesco ad aprire il terminale da qui. Allora, vediamo se si vede qua. Ok, teoria. Ok, allora, apri, mi sono un'altra finestra. Vabbè, apriamo un'altra. Sì, che è un pochino scomodo, ma ci proviamo. Facciamo così. Vediamo se salta fuori. Se me l'ha aperta un'altra, sì. Allora, allora abbiamo visto come si installa, ma semplicemente c'è il comando sudo apt install SyncThing. Per abilitare il servizio abbiamo visto anche quello, c'è il comando comunque sulle slide. Vediamo, infatti non vedo niente, ma sì, sta. Non so cosa ho scritto, ma vediamo, ok. E in questo caso vediamo che è attivo, il servizio funziona, giusto per essere sicuri. Come ho scritto nelle slide, basta andare in localhost, quindi 127.0.0.1 e la porta, che adesso a memoria non mi ricordo, ma semplicemente quando viene installato SyncThing installa anche l'applicazione WebGUI, basta cliccarla e vediamo se ce la apre. Okay. Ok, questo non mi interessa. Ok, e semplicemente io in questo caso ho messo la password, che vabbè, si entra e si fa la sincronizzazione. E poi questa cosa in maniera molto semplice appunto permette di sincronizzare file. Adesso mi è un po' scomodo, però funziona effettivamente. Adesso vediamo se riusciamo a farlo andare. Ma allora di qua ok, con calma. So. Vediamo se riesco a farlo da qui. Beh, intanto sì? Carica, abbiamo una domanda. Ah sì, certo, prego. Perché no?
non ho scaricato. Puoi rispiegare come il concetto del peer-to-peer? Certo. Perché, diciamo, io sono abituato che c'è un server dove tu alloggi delle cose, tu ti colleghi a quel server e poi fai una specie di sincronizzazione. Mm-hmm. Mentre qua tu hai detto uno è su una rete dati, uno su una rete wifi. Volendo, sì. Volendo. Sì, sì, sì. E quindi non riesco a capire questa cosa. Grazie. Grazie. Allora, torniamo magari intanto qui, vediamo se riusciamo a... Giusto per... Allora, non so se avete mai usato Torrent, immagino qualcuno sì. Io sì, cioè, per dire, ma... com'è che funziona? Allora, l'architettura client-server funziona bene o male come siamo abituati classicamente, che c'è un client, come può essere un PC, che fa una richiesta a un server e questo server ascolta la richiesta e risponde a questa richiesta. Il peer-to-peer è in maniera diversa. Non esiste client-server, ma esistono nodi, quindi chiamiamoli nodi, si chiamano, dispositivi che nessuno è... client o server rispetto all'altro, ma tutti sono sullo stesso livello, quindi tutti possono rispondere o inviare o ascoltare, diciamo. Quindi cosa succede? Se io ho due dispositivi, il computer e il telefono. Il telefono è sul computer è attivo syncing e la sincronizzazione. Il telefono è il device che invia. Quindi il computer è il device che ascolta e riceve. Se io in questa infrastruttura, diciamo così, inserisco un altro device, ad esempio un altro telefono, e lo collego, cosa succede? Ovviamente devo comunque fare impostare syncing in maniera corretta, cioè non è che chiunque si può collegare, c'è la password, c'è la crittografia e tutto, perché tutto è crittografato. Cosa succede? Il telefono 1 ha il file, l'ha inviato al computer, il computer ha il file. Entra un altro device, un altro telefono, il telefono 2, sia il telefono 1 che il computer inviano contemporaneamente al nuovo nodo in ingresso i file. Quindi sono tutti che si sincronizzano a vicenda. In questo modo qui sostanzialmente funziona. Un po' come i torrent. Il torrent, nel senso, com'è che funziona? Se io... allora, più persone hanno il file, prima io riesco a scaricarlo, perché più nodi mi inviano i dati. Se ce n'è solo uno, lo scaricamento è molto lento, perché mi scarica, cioè solo quel nodo lì mi invia e dipende dalla rete, da quanto lui è attivo, eccetera, eccetera. Se un telefono, se tutti e tre i due telefoni sono spenti, non ci sono dati che girano, o comunque se non sono connessi a una rete. E sostanzialmente questo, insomma, ecco. Diciamo, io meglio di così non riesco a spiegarmi, poi non so se si sia capito qualcosa. È una cosa di tutti i posti sono allo stesso livello. Esatto, tutti allo stesso livello possono inviare o ricevere. Se hai domande, devi sempre cercare se riesci di venire qui così si sente, sai? Se non la ripeto, come vuoi. E cioè, sono ignorante, cioè proprio. Però io col torrent mi collego a un server. Allora, quando avvio il torrent devo selezionare a un server di connessioni e dopo ho capito. Io non riesco a capire come si crea la rete. Nel caso del torrent che dici tu, non mi ricordo benissimo se devi, ma in realtà tu non è che stai collegando al server, ti colleghi al nodo. Tu ti colleghi a un nodo e quel nodo ti invia i dati. Il nodo può essere chiunque. Tu quando scarichi un torrent, tu stesso sei un nodo. Tu stesso invii i dati agli altri. Se tu scarichi il file e poi semplicemente, non so, non ti connetti mai più alla rete o ti disinstalli l'applicazione, tu hai il file ma non lo invii più. E diciamo, a livello di torrent non è considerato una buona pratica, perché tu hai scaricato il file che gli altri ti hanno dato, è giusto che tu lo condivida anche con gli altri. Funziona una sorta di condivisione tra... è una sorta di ragnatela. Non so se... sì, infatti anche un po' il logo, vediamo qua, questo. Il logo di Syncting è una sorta del genere, è come se fosse una federazione. Tutti allo stesso livello, tutti uniti e tutti si scambiano dati. In questo caso il vantaggio qual è? Che i dati sono scambiati tra il tuo, esempio, computer e il tuo telefono. Tu puoi impostare un device solo, vediamo, magari un po' meglio da
Da qui, vabbè, allora vediamo un attimo da qua. Ah, ok, perché devo farlo qui? Ok, io dalle impostazioni, quando aggiungo un device, vediamo, in questo caso qui aggiungo il device, semplicemente se sono connessi alla stessa rete io lo trovo, in questo caso no, ma non importa, perché in realtà l'ho già, vabbè, lo trovo, lo inserisco e posso dirgli quando condivido una cartella, in questo caso non ho fatto, posso dire che quel device lì riceve e basta, e quindi ho un device che invia e uno che riceve, oppure posso dirgli no, quella cartella lì entrambi possono inviare e ricevere. Può essere comodo quando hai modifichi le cose, non so, modifichi il file o cosa su più dispositivi. Syncing è molto figo e permette di diciamo liberarsi da tante cose, da diciamo dal computer degli altri, diciamo così, perché è tutto in locale. È tutto gestito tra i propri dispositivi ed è tutto crittografato. Qual è, diciamo, e quindi in questo modo con le applicazioni che abbiamo visto prima, tipo il calendario, contatti, eccetera, si ha una cartella dove questi fanno il backup in automatico e questo viene sincronizzato, ad esempio, tra più device, che può essere un telefono, un computer, oppure può essere sincronizzato anche su Nextcloud per avere un altro backup. Il problema di questa cosa qui, secondo me, è nel momento in cui se io ho solo un device che invia, facilissimo, non ci sono problemi, ma se io ad esempio voglio inserire un evento sul calendario, lo inserisco dal telefono, questo mi fa il backup, me lo fa in quella cartella, io non posso, cioè non me lo trovo subito sul computer, devo prima importare il backup, inserire l'evento, aspettare che si esporti e reimportarlo dall'altra parte. Si può fare, ma è un po' scomodo. Se uno ha bisogno di più dispositivi e inserire dati contemporaneamente su più cose, ad esempio su più calendari o cose del genere, secondo me è molto scomodo. È semplice, è fatto bene se questa cosa viene fatta da un unico telefono. Ad esempio io Syncing sul mio telefono, non su questo, lo uso per sincronizzare le impostazioni delle applicazioni. Quindi io ho le applicazioni che mi fanno il backup delle loro impostazioni all'interno di una cartella, questa cartella viene condivisa e salvata sul PC e viene salvata su Nextcloud, così io so che non perdo niente. Quello è molto è comodo secondo me come backup o per le note, cose del genere, ma cose che uso su un device. Quando inizio a usare più dispositivi, secondo me è meglio puntare a qualcos'altro tipo Nextcloud, che è comodissimo per la sincronizzazione di file, documenti, contatti, eventi, calendario. Ho un account che può essere sul mio server o può essere su quelli di alcuni provider e non ci sono grossi problemi. C'è l'app Nextcloud, ad esempio, poi supporta un sacco di cose, feed RSS, podcast, documenti, eccetera, eccetera. E c'è l'app CalDAV che serve per la sincronizzazione dei contatti tramite, cioè da VX5, scusate, tramite Nextcloud, note, eccetera. Qui non ho, vabbè, l'account, ma comunque non importa, funziona in maniera molto semplice. E un'altra applicazione interessante, secondo me, che funziona bene con Syncing è questa qui, Import Export SMS, che ok, ovviamente bisogna tutti i permessi a registro chiamate, messaggi, eccetera, se no non funziona, e permette di esportare e importare messaggi a orari stabiliti e anche registro le chiamate. È comodissima per avere comunque un backup in più, secondo me, e si può insomma esportare in maniera molto molto semplice, appunto messaggi, chiamate, contatti, eccetera, e questa cosa viene salvata in una cartella che poi può essere backupata in altro modo, insomma, giusto per. E poi sì, non so, ok, sì, non abbiamo più tanto tempo per oggi, ma tre applicazioni diciamo closed, però che secondo me sono molto valide. Una è DeepL, che è un traduttore, un'alternativa europea comunque a Google Traduttore, funziona benissimo, anche questa qui è comunque secondo me molto valida, è comoda anche per le immagini, quindi io faccio una foto con questo e semplicemente lui mi traduce, che so, che può essere il segnale stradale o cose del genere, che è molto comodo, supporta un sacco di lingue ed è tutto in comunque tutti i server sono in Unione Europea. E ne abbiamo parlato prima, anche c'è anche Magic Earth, che anche questa permette di scaricare le mappe in locale agli edifici in 3D, è sempre closed, però utilizza OpenStreetMap.
è un'applicazione, mi pare rumena, non mi ricordo, comunque anche questi sono europei, e ha un sacco di cose e funziona anche questa bene, secondo me. Basata su OpenStreetMap, ha anche in teoria, se non sbaglio, il traffico, ma non ne sono sicurissimo, ma mi pare di sì, però bisognerebbe provarla meglio, non lo so, non mi ricordo. Però comunque è anche questa fatta molto molto bene. C'è una domanda: applicazioni per visualizzare documenti e fogli di calcolo. Allora, non ne avevo parlato perché dopo sorvoliamo, perché mai diventava veramente troppo lungo, una lista un po' infinita. E allora, se per visualizzare, c'è ad esempio LibreOffice Viewer, che funziona benissimo per tutta la parte word processor, quindi non so, fogli di calcolo, presentazioni, slide, documenti. Oppure c'è questa qui, che è MJPDF, che funziona benissimo per i PDF, appunto, ma ce ne sono tantissime per i PDF su F-Droid in realtà. Oppure c'è anche questa OS Document Scanner, che serve per scannerizzare immagini, foto e convertirle in PDF, che è molto comodo. Poi ce ne sono tantissime applicazioni per note, cioè c'è di tutto su F-Droid, bisogna avere un po' la pazienza, mettersi lì, cercare, capire quale app piace di più. Io non volevo fare una lista infinita. FB Reader, consiglio. Ok, c'è un, diciamo, consiglio, esatto, FB Reader, grazie. E vediamo, c'è comunque un'applicazione che penso sia su F-Droid, FB Reader, vediamo. Ah, ok. Ah, per gli ebook, ok. Sì, anche questa cosa qui, comunque sì, ce ne sono appunto, come dicevo, tantissime di applicazioni. Si mette lì, ci si cerca, sono tutte applicazioni validissime, ce ne sono tantissime. E si fa bene o male di tutto. Un'altra applicazione, ad esempio, per applicazioni meteo ce ne sono tantissime su F-Droid, molto valide. Io però mi sono sempre trovato molto bene, ad esempio, con questa Weo Meteo, che è un'applicazione closed, però non ha traccianti, e va avanti con le donazioni, gratuita, senza pubblicità. Io mi sono trovato bene. Vabbè, proviamo a cercare Pordenone. Comunque, ovviamente, vediamo che usa, ad esempio, Google Maps, ma Pordenone, vediamo cosa salta fuori. Tipo questa. Qui ovviamente la rete è un po' lenta. Per me è quella più chiara, però nulla vieta di utilizzare quelle open che ci sono su F-Droid, che funzionano benissimo, sono fatte molto bene. Cioè. E ne avevamo parlato l'altra volta, ma giusto per capire, ci sono molti modi per sapere se le app hanno o meno traccianti. Sì, e insomma, ne avevamo già parlato l'altra volta, quindi non mi dilungo su questa cosa. La domanda è se DeepL è su F-Droid o su Aurora, che sarebbe il frontend alternativo al Play Store. Allora, l'applicazione ufficiale è su il Play Store e Aurora Store. Su F-Droid c'è la web app, diciamo, quindi volendo io posso andare qui, DeepL, e vediamo che c'è questa, ma poi ce n'era alcun'altra se non sbaglio. Semplicemente, ok, posso usare questa, però non è ufficiale, è semplicemente una web app. Io posso anche andare da Firefox, andare su deepl.com, installarmi la web app e avrei la stessa cosa che ho qui, cioè, però funziona allo stesso modo, non niente di diverso. Io diciamo che per oggi non avevo altro da aggiungere, anche perché la prossima volta dobbiamo parlare di Shizuku, del root, delle partizioni dinamiche, che sono cose, cioè non ci sarà questa lista di applicazioni un po' più, diciamo, tecniche, interessanti, e quindi se non ci sono domande io non ho altro da aggiungere.